Nella seduta di stamattina del Consiglio Comunale, dopo l'intervento in apertura del presidente Pasquino, che ha espresso un plauso per l'elezione del nuovo Papa, il primo atteso provvedimento ha visto la luce con l'istituzione del registro dei testamenti biologici, nel quale i cittadini potranno annotare liberamente le proprie volontà riguardo ai trattamenti sanitari ai quali saranno disponibili in caso di malattie o traumi cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente. Consenso informato, cioè praticamente nessun soggetto può essere sottoposto a trattamento sanitario senza il proprio consenso. La delibera ha un elevatissimo valore in termini amministrativi, anche in termini di servizi offerti alla città. Cioè fino a questo momento i cittadini che vogliono depositare legittimamente una loro volontà sono costretti solo ed unicamente ad andare dal notaio. Non esistono altri luoghi che possano raccogliere questa volontà. Quindi veramente abbiamo scritto una bella pagina di democrazia e di rispetto alto delle libertà individuali. L'istituzione del testamento biologico ha visto l'approvazione di due delibere, una che istituisce da parte della Giunta, la seconda che regolamenta, che è quella proposta dal Consiglio Comunale. Ed è un grande passo in avanti verso la democrazia, la partecipazione e la salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini. Anche se si tratta di una materia di competenza dello Stato, il Comune ha deciso di intervenire facendo riferimento alla Costituzione, alla Carta Europea dei Diritti Fondamentali e dalle pronunce della Corte di Cassazione del Comitato di Bioetica sul rispetto delle volontà dei malati. Ancora una volta il Consiglio Comunale e l'amministrazione si caratterizzano per essere all'avanguardia nell'attuazione dei diritti civili e costituzionali. Dopo il registro delle unioni civili, la cittadinanza onoraria agli immigrati, l'acqua pubblica, il tema dell'uguaglianza, oggi il testamento biologico, quindi sul tema della libertà. Una pagina alta, dimostrazione che la Costituzione vive anche nei comuni, negli atti consiliari e di giunta. Una bella pagina, un dibattito molto alto. Dimostrazione che Napoli è in prima linea sull'attuazione della Costituzione repubblicana.